Buonasera a tutti ragazzi e ragazzi, video improvvisato. Sì, scusate, sono distrutta perché come vi ho detto sull'altro video, praticamente sono andata a fare shopping e queste sono il risultato, distrutta ma contentissima perché ho fatto tanti acquisti. Allora, iniziamo subito, sono vari acquisti, scarpe, abbigliamento, beauty, quindi non profumosi, perché mi sono placata. Con la mascherina, come vedete, le bolle. Allora, iniziamo subito. Sono andata sempre su Via Tuscolana, come vi dicevo, e ho comprato da Nona Lai, si chiama. Poi vi lascio tutti i riferimenti sotto nell'info box, così chi lo ha nella propria città oppure è di Roma può vederli. Allora, ho preso questi pantaloni, non so se si vedono. Cioè, i pantaloni sono fuso con dei brillantini laterali elasticizzati. Sopra, infatti, c'è l'elastico. Bellissimo, mi piacciono tanto. Poi, ovviamente, cose brillantinate perché io lo adoro. Questo, diciamo, è con il collo a V, tutto maglioncino, tutto brillantinoso, pagliettato. Bellissimo. Poi, vado veloce perché ho comprato veramente tante cose. Allora, poi ho preso questi pantaloni con la cintina. Aspetta, ve li chiudo perché sono sbottonati. Eccoli qua, pantaloni che sono un po' larghini sotto. Carini, sono molto carini. Certo, così non è che si vede troppo, però... No, vabbè, poi vi faccio vedere questa, tanto la indosserò magari in qualche video. È un giacchettino, come vedete, con i bottoncini, e guardate la manica. No, vabbè, la manica che poi finisce così. Non è stupenda. C'era anche il maglioncino, sempre con queste maniche. Meraviglioso. Questa c'è bottoncini. E poi, è questo. Poi, sempre da Nona Lai, mi l'ho finito. Per rimanere in tema abbigliamento, ho preso questa tutta sbrilluccicante, maglioncino semplice, la manica è semplice, ma dietro ha l'apertura, come vedete. Vedete, sotto è trasparente e c'è questa apertura carina dietro. Spero che si capisce bene. Poi, per ultimo, da Nona Lai ho preso questo maglioncino che ci sta nei vari colori, ma io l'ho preso rosso, vedete? Ha queste pietruzze laterali, maglioncino, semplice, e poi anche le maniche, ha queste belle pietruzzine, bellissimo. E questo ho preso da Nona Lai. Poi, sempre abbigliamento, da Bad Angel, il mio fratellino, e andate sul sito www.badangel.it, mio fratello vi farà, se andate a nome di Chris Briciale, vi farà anche lo sconticino sicuramente. Via Tuscolana 1062, se non sbaglio. Allora, comunque, dopo vi lascio tutti i riferimenti. Bad Angel, Via Tuscolana. Allora, ho preso la bella tutina dell'Adidas, stupendissima. Oh, oh, vabbè, chi è che non la conosce, la tuta dell'Adidas. E il pantalone, è da tanto che non mi facevo una tuta. Ho comprato tante cose perché comunque sono rimasta senza, sono dimagrita 30 kg e diciamo che non c'era più niente, diciamo tutta roba larga e non ho più niente da mettere. Andiamo avanti, passiamo alle scarpine. Intanto, col rumore che sentite, scusate che io sempre le cose improvvisate, ho il forno acceso perché stavo scaldando, vedrete un po' di fumo, stavo scaldando la pizza. Eccomi. Allora, sono andata da Vittucci
Bittucci, che sta sempre a via Tuscolana, e ho preso queste scarpe stupende. Hanno tante scarpe stupende. Questo è un stivaletto morbidissimo. Io poi mi preferisco morbidi perché ho i polpacci grossi dei calciatori, e quindi mi serve molto, molto comodo, molto morbido. E la pianta, ho una pianta larga, questo è perfetto, veramente. Questo l'ho pagato sui scontato 79, stava, poi ho avuto un ulteriore sconto e mi hanno messo a 70. La marca, che marca è questa? Vediamo un po'. Non so che marca è, sinceramente. Prodotto in Italia, lavorazione artigiana, non c'è un nome di marca. E comunque il negozio di Tucci a Roma è famosissimo, c'ha tutte scarpe di marca, di pelle, sono bellissimi. Questo sono. Quindi se siete di Roma e non lo conoscete, andateci. Tucci calzature. Poi qua vi metto tutti comunque i riferimenti, stanno anche su Instagram e Facebook, quindi vi metto tutti i riferimenti. Andiamo avanti. No, questi sono i tamponcini che mi ha dato mia sorella, che ha fatto l'ordine al solito su Nuvoli Blu, e mi ha dato Cremor Lab, che gli ha mandato Elisa, che devo provare assolutamente. Che cos'è? Idra è un, si mette praticamente, mi pare, sotto alla crema, e tipo una ampollina, e poi Cremor Hydra Intense Cream, sempre di Cremor Lab. Queste non le ho comprate, me le hanno regalate mia sorella. E poi mi ha messo anche un olio, un siero in olio di Eteria. Questo no, non è nostro, ma è per la mia amica. E poi mi ha regalato, mi ha comprato questo spettacolo Cream to Go, che è una crema al biscotto croccante, crema corpo a portare via. No, vabbè, potete capire. La marca è Latte Luna. Ma guardate che, cioè, è stupendo. Sempre preso lei, l'ha preso da Nuvole Blu. Questa è la consistenza. Sicuramente si mette sulla pelle bagnata perché è proprio un burro se lo toccate. Quindi, e questo è Latte Luna. Sul sito di Nuvole Blu me l'ha comprato. Ma guardate la confezione, amore. Cioè, ottimista e sognatrice trova la risposta quando tutto è perduto. No, vabbè, ma sa di biscotto comunque, cioè, io dico solo questo. Comunque questo anche ve lo scrivo. Ve lo scrivo nell'info box questo. Poi che ci abbiamo qui? Ah, sono stata da Erbolario, e a parte mi hanno dato il calendario 2022, bellissimo. Guardate che bello, tutti troppo carino. Poi mi hanno dato, vabbè, i vari, questo è il libricino dove ci sono tutte le confezioni natalizie stupende come Erbolario sa fare. Poi che mi sono presa qua, fammi vedere. Questi sono tutti i campioncini, pieno pieno di campioncini, come al solito mi ci riempiono sempre, contentissima io. E ho preso questa crema, come vi ho detto, al burro di karité, della linea karité di Erbolario, che è una crema viso nutriente, che non vedo l'ora assolutamente di provare. Poi, questo mettiamolo qua, se no faccio un macello. Poi sono andata da Parfum, perché mi serviva un portafoglio, ma ho preso anche altro. Parfum è una catena, vendono borse, tante cose carine. Io ho preso questo portafoglio, fatto così, bellino. E poi ho preso questo per legare i capelli, e che poi c'è anche questo che sembra un foulard quando fate la coda, viene un effetto molto carino.
preso ovviamente una bella borsettina, guardate che carina, impermeabile, troppo carina, molto carina. E poi ho preso da Kiko, ho visto le anteprime di Uomo e Chic, Roberta a comando un bacio, c'era questa collezione natalizia di Kiko, e poi comunque mi appaiono i posti su Facebook. Innanzitutto sul post su Facebook ho visto sulle dita questi smalti abbinati insieme, ossia si mette lo smalto e poi si mette sulla punta questo qua dorato, proprio versione natalizia, che poi se volete vi farò vedere, lo metterò e vi farò vedere come viene. Poi ho preso della collezione natalizia, praticamente ho preso questo qua, Kiko Holiday Fable, e ho preso la palettina numero 01 Middle Earth. Ve la faccio vedere, perché questi colori non ce l'ho nelle mie palette. No, vabbè, ma guardate che carina. Proprio. E questi sono i colori, stupendissimi. Mamma mia, carini proprio. Vi faccio vedere meglio. Poi mi ci farò un bel trucco. Troppo carina. Poi. E poi ho preso l'ombretto, il mascara Maxi Mod, come si chiama questo? Maxi Mod. Per un effetto volumizzante, ma soprattutto perché ho le ciglia, come vi dicevo, piccoline. Alla fine me lo so, ho comprato un altro. E questo è meglio, secondo me, da come dice anche la ragazza che mi ha servito. E lo proveremo in un tutorial quando ci truccheremo. E poi ho voluto prendere questo qui, il 53 Long Lasting Stick. Questo è un ombretto in crema. Un effetto bellissimo, ragazzi. Questo è il 53. Guardate che colore stupendo. Un rosato chiaro chiaro. E infatti si vede proprio chiaro 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 chiaro. Proprio, mi serve proprio per fare qui la base e basta. Oddio, questo è quanto? Questo si è tirato giù? Sì. E mi pare che vi ho fatto vedere tutto. Ho finito, ragazzi. E sì, ho finito proprio di farvi vedere tutte queste cosine. Vi piacciono i miei acquisti? Fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi mando un bacio enorme. Buona serata e buon sabato sera e buona domenica.